Buongiorno a tutti, voglio parlarvi del mio nuovo libro, in libreria da un giorno, Il segreto dell'amore felice. È un libro dedicato al cosa fare quando siamo colpiti dal desiderio di amare, dall'innamorarci. Questa forza misteriosa Eros, il primo di tutti gli dèi, quando ci innamoriamo, quando desideriamo qualcuno, apparentemente sembra che ci siamo innamorati di lui o di lei, ma in realtà c'è una forza misteriosa che vuole portarci, come dicevano gli alchimisti, a far schiudere l'uovo. Forse la verità profonda è che non siamo mai nati. Quello che diciamo Raffaele, Giovanna, Michele, quel bambino che eravamo, quella donna che siamo, quell'uomo adulto, quel vecchio, non sono ancora nati. Sono nati dal punto di vista fisico, di una fisicità più pesante, ma c'è una fisicità più sottile. Forse noi viviamo per creare giorno dopo giorno la nostra essenza. Così come in basso, no? Noi vediamo i genitali, le terre dell'anima, in alto nel viso, nel volto, vediamo gli occhi che sono la luce dell'anima, i suoni dell'anima, le orecchie, l'olfatto, il sottile dell'anima. Quindi perché ci innamoriamo? Per far compiere un tragitto all'evoluzione. Gli alchimisti avrebbero detto per far schiudere l'uovo. Dall'uovo nasce il pulcino, ma dal nostro uovo interno nasce l'essere che gli antichi chiamavano sacro, divino. Allora questo libro che ho scritto, Il segreto dell'amore felice, il sottotitolo è Hai già sofferto abbastanza, perché io analizzo l'esempio di tanti, tanti pazienti che sono venuti da me, tante storie, per far vedere che si soffre inutilmente nelle cose dell'amore. Si soffre inutilmente perché abbiamo sbagliato il tragitto, perché ci siamo identificati, perché crediamo di essere delle cose, perché quando ci innamoriamo la prima cosa che vogliamo fare è trasformare l'amore in una storia, in un futuro. In realtà dimentichiamo che quel fuoco che ci viene ad abitare sta per far schiudere l'uovo che sei. Non siamo nati, ecco, l'amore ci fa nascere. Quindi lo sguardo non deve essere tanto portato su cosa fa lui o cosa fa lei, ma su cosa accade dentro di te con tutto quel fuoco. Che destino puoi percorrere? Naturalmente puoi incontrare persone giuste o sbagliate. Se sono persone sbagliate pagherai un prezzo, se sono persone giuste aiuteranno la tua evoluzione, ma comunque sia, comunque vada, l'amore riguarda te. Naturalmente va distinto bene l'amore matrimoniale, che è sempre un contratto. Ci sposiamo perché facciamo un contratto, no? Non chiediamo gli amori matrimoniali di essere sempre delle passioni, perché non lo possono essere. L'amore non vive nel tempo, è fuori dal tempo. E quindi l'amore di cui parlo è l'amore che fa compiere un percorso, un tragitto. Amor che nella mente mi ragiona, è l'amore che conduce la danza. È l'amore che ci ricorda che la vita è una grande magia. È l'amore che ci fa fare incontri straordinari. È il desiderio, forse è stato un desiderio, o è un desiderio che ha creato il mondo, no? Nel sacro, nel divino, c'è un desiderio di creare il mondo perenne. Così dicono i grandi cabalisti, no? Anzi, i grandi cabalisti dicono che il divino è il disegnatore del mondo. Ecco, l'eros è la sostanza di quel disegnatore che sta disegnando ciò che sei. Ci sono amori animali, dove la fisicità è stradominante, amori dove invece si percorrono dei destini. La fisicità è sì dominante, ma prepara un nuovo destino. Insomma, noi ci innamoriamo perché la nostra essenza compie il suo destino, perché il seme della rosa faccia veramente la rosa. Quindi non siamo mai nati. Ecco, questo libro sull'amore è un libro per riflettere sul nascere, non tanto per ragionare con i luoghi comuni. Lui mi ha lasciato, non mi ha lasciato, lascia sua moglie, no, non lascia suo marito, quando viene a vivere con me. Il romanticismo è uno dei veleni che fanno malissimo all'amore, forse il peggiore. Tutto ciò che è artificiale fa malissimo all'amore. L'amore deve vivere nella spontaneità, non c'è da recitare, non c'è da catturare nessuno. E se qualcuno l'hai catturato, alla fine soffrirai, perché dovrai sempre vivere con le tenaglie per tenerlo fermo. Quindi l'amore è la base, il principio, la casa dell'autostima, la casa del nostro destino, la casa della nostra essenza, la casa dell'uovo che si schiude. L'ibis, questo
grande mistero di questo volatile che vola, no? Come l'araba fenice che esce dalle ceneri e rinasce, viene dall'amore. E quindi dobbiamo ringraziare le donne e gli uomini che incontriamo nel nostro destino, nella nostra vita, perché sono coloro che hanno acceso il nostro futuro. Noi non ci innamoriamo per stare con qualcuno, ci innamoriamo, neanche ci innamoriamo per fare dei figli, noi ci innamoriamo perché, anche se al momento non lo vediamo, si sta compiendo mattone dopo mattone la costruzione della nostra cattedrale, del nostro tempio, insomma la scalata della nostra montagna interiore. Buona giornata.